Ciao a tutti, allora oggi vi voglio mostrare come riciclare questi tipi di conchiglie. Sono delle conchiglie molto grosse che spesso e volentieri si usano nei ristoranti. Ad esempio in queste qui servivano dei cocktail di gamberetti, io non ho fatto altro che sciacquarle e tenerle da parte. Queste conchiglie sono molto grosse e sono veramente versatili. Possono essere utilizzate sia come decorazioni così semplici come sono, sia per progetti di fai da te. Per questo progetto ci serviranno queste conchiglione e dei lumini. Ho deciso di utilizzare dei lumini colorati e profumati. In questo caso sono anche alla citronella, quindi in estate vanno benissimo come repellente per le zanzare. Contate che per ogni conchiglia, a seconda di quanto è grande, ci serviranno uno o due lumini. La prima cosa che dobbiamo fare è tirare fuori la candela e togliere lo stoppino. Dobbiamo sciogliere la cera, lo possiamo fare in due modi: o a bagnomaria, quindi prendiamo anche solo un bicchiere o un piccolo contenitore, lo mettiamo a bagnomaria, quindi con l'acqua che bolle, e vedremo che la cera si scioglierà nel contenitore. Il secondo metodo è fare dei piccoli contenitori con la carta stagnola e utilizzare una candelina sotto per far sciogliere la cera all'interno. I contenitori di carta stagnola sono molto facili da fare, ve lo faccio vedere, ci aiutiamo con un bicchiere. Intanto pieghiamo il foglio di alluminio in due, ci appoggiamo sopra il bicchiere e lo usiamo per dare forma al nostro contenitore, che deve venire più o meno così, quindi una bacinellina con il beccuccio e il manico. Poi a mettere la cera nei nostri contenitori. Questo è quello che abbiamo a questo punto, quindi la cera da una parte e le conchiglie con gli stoppini dall'altra. Ora accendiamo un'altra candelina e facciamo sciogliere questa cera. Mi raccomando a non scottarvi, usate una pinza, delle presine o anche solo una forbice per tenere il manico. Il risultato finale, come vedete, fa davvero un bellissimo effetto. Può essere un'idea regalo molto estiva, molto carina. Può essere anche un'idea per decorare ad un matrimonio o ad una cena particolare, e perché no, anche ad una cena romantica. Come avete visto, bastano delle conchiglie, dei lumini e un pochino di stagnola per avere un risultato veramente bellissimo. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Fatemi sapere giù nei commenti se avete provato a farlo e per che occasione avete usato queste splendide candele. Non vi dimenticate mai di controllare l'info box sotto al video, dove trovate tutte le informazioni oltre ai link che vi portano a tutti i miei social network. Se vi va, iscrivetevi a questo canale e al mio secondo canale che si chiama Teddy TV, lo trovate sempre in descrizione. Io adesso vi lascio un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ciao!